La nebbia all'irti colli, pioviginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini, l'anime a rallegrar. Gira sui ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando, sull'uscio a rimirar, tra le rossastre nubi, stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri nel vespero migrar. Quest'anno naturalmente non è stata un'annata delle più semplici, perché comunque molto siccitosa, e quindi abbiamo dovuto fare qualche lavorazione sul terreno per aiutare un pochino il vigneto. Ogni annata è particolare, possiamo dire che l'uva ha anticipato di molto la vendemmia, dipende zone anche 15 giorni, anche più, e però anche dei problemi anche di maturazione, perché ovviamente è vero che l'uva c'è più zuccherino, però magari non ha chiuso il processo di maturazione con i tempi dovuti, è potuto accelerare la vendemmia anche perché per avere anche troppi zuccheri nell'uva. Le vigne erano ricche di foglie fino a qualche giorno fa, poi le piogge di settembre hanno fatto sì che in queste piante, che non sono per niente state trattate quest'anno, complice anche la stagione particolare, hanno perduto le foglie principali. Arriviamo dai nostri vendemmiatori, insomma, i nostri amici, che stanno completando la raccolta. Abbiamo fatto, insomma, fanno parte della nostra famiglia, insomma, con tutti i nostri vendemmiatori. Alberto, diciamo, è mio nipote, e quindi non lo faccio perché mi piace farlo tutto là. E questo è un divertimento, se vogliamo. È perché ho fatto 40 anni in ospedale, e poi questo è divertimento. Sono nata contadina. I miei genitori uguali avevano la campagna. Se ti piace, non lavori col groppone sopra lo stomaco. Poi la mattina, quando veniamo a togliere le foglie, si attacca alle 4:30, alle 5. Che ti dico, stiamo a cogliere l'uva, a raccogliere l'uva. Noi alla paesana dimo a cogliere. Che ci vorrebbe a fare un vocabolario del dialetto e spiegare simultaneamente in italiano il vero significato della parola. Io mi chiamo Sisto. Sisto, sì, come il Ponte Sisto di Roma. Wow, bel nome! O come il Papa Sisto V, il grande Papa della storia. La campagna non è mica per tutti. Già ci sono le macchine che cogliono l'uva, no? E come no? Appunto. Però certamente non è che con quelle si può fare la qualità, assolutamente. Se quelle aspirano tutto, buona, cattiva, semi buona, secca, quello che c'è, aspirano tutto. Questo è secco, ad esempio, questo non è, facciamo così, togliamo quello più secco. Allora, è molto semplice raccogliere l'uva, semplicemente bisogna tagliare qui dalla parte del... Tu l'hai mai fatto, che è la prima volta? No, è la prima volta. Dalla base, sì, proprio. Dalla base, okay. Si taglia, si poggia più delicatamente possibile. Certo, poi... per non rovinare gli acini. Sennò, se togliamo così, aspettiamo la vendemmia successiva. Raspo sempre all'origine. All'origine in cima? Sì. Ah, perché tu poi metterai un po' di raspi, hai detto? Beh, diciamo, io li uso nel piede. Scusami, fammi vedere. Qua? Guarda un po'. Considera che... qua, proprio alla base? Vuoi vedere? Sì, lì. Perfetto. Quello poi viene tirato via dalla diraspatrice. Io taglio ovviamente più possibilmente vicino al grappolo che non al tralcio, per portarmi dietro meno raspo possibile, no? Il problema è che quest'anno i raspi sono abbastanza verdi, quindi il verde poi porta l'erbaceo, no? Okay. Porta l'erbaceo nei sentori del mosto, quindi meno se ne porta e meglio è.
perché noi comunque diraspiamo, quindi operiamo con una diraspatrice che viene stretta in un certo modo e non mettiamo i raspi nella fermentazione. Per terra sono tutti cinghiali, vedi che è tutto calpestato. Diciamo che però è molto pericoloso farli entrare, se sono in tanti ti possono creare un danno di produzione notevole. La brucano i cinghiali, vedi? Sì. Quando poi la l'uva più matura, te dicono loro quella l'uva matura, quella che no. Non è tanto caldo, vai Lucia. La portiamo a bada di queste? Sì, ma dopo passi di qua. Ci sta la cassetta la Lucia? Ecco, sì. Allora prendi la cassetta. Prendila. Aspetta, la piano. Adesso vanno per la sagra. Che sagra? La sagra dell'uva. Non viene alla sagra quest'anno. Fanno 30, 1 e 2. Il 2 di ottobre. Due, la fanno 30, 1 e 2. Ma ci andate voi? Come no? Che fate là? Cioè, si mangia, si beve. Ma che vino si beve? Beh, noi qua c'è il cesanesi. È il momento in cui vendemmiare, come diceva adesso si fanno le curve di maturazione fenolica, tecnologica. Prima si faceva semplicemente, che poi è quello che ancora si utilizza perché è molto più rapido, si assaggia. Diciamo che ci sono gli strumenti classici che sono il rifrattometro, il grado zuccherino, eccetera. Però è fondamentale assaggiare pure l'uva. Perché dall'assaggio dell'uva, dalla croccantezza e da alcune caratteristiche tu ti rendi conto se c'è un buon equilibrio e se è il momento giusto per il vino pure che vuoi fare. Si vendemmia ai primi di ottobre, adesso ci siamo quasi, poi abbiamo iniziato a vendemmiare già dai primi di settembre, dipende dove, quali vigneti. Quindi questo è l'ultimo, perché Piglio sta poi indietro rispetto a Paliano, rispetto al Serrone, lì abbiamo vendemmiato prima. Si spreme in bocca. Si tiene la buccia, si sposano i semi, si guarda il colore, marroni, quindi siamo abbastanza vicini, si sente il sapore della buccia, la dolcezza, l'acidità e il gusto. Non credere a quelli che dicono prendo l'acino, lo metto in bocca, lo schiaccio e sento se il vinacciolo funziona, perché questo appartiene a Buongiorno, ci crediamo, siamo vicini, però non siamo noi. L'analisi di un vino c'è chi lo fa, contento lui, contenti tutti. Bravo a chi impone le mani, c'è anche la gente pranoterapeuta. Funziona anche qualche volta, ma insomma, però. Noi facciamo delle analisi all'acino, al mosto, verificando tutte le sue caratteristiche e in funzione delle caratteristiche che sono leggibili stabiliamo qual è l'andamento della pianta. Un elemento fondamentale è la valutazione dell'acidità e del pH, che si rinseguono l'uno all'altro e che ci danno il momento in cui presumibilmente la pianta si propone al momento migliore per la raccolta.